Parliamo di una macchina semovente? Esatto, proprio di una macchina semovente. Intanto complimenti. Grazie. Perché insomma quando si riceve un riconoscimento è giusto. Però parliamo della macchina. Sì, allora noi abbiamo realizzato una macchina semovente elettrica, completamente elettrica, per lo sfaccio dell'erba. La macchina è dotata di un trince anteriore e rispetto a un modello che avevamo sviluppato in passato, diciamo, si differisce perché riesce a lavorare anche in situazioni particolari. E per particolari intendo in situazioni in cui ci siano delle zone di coni d'ombra per quanto riguarda il segnale GPS, perché noi oltre a utilizzare il segnale GPS RTK utilizziamo anche una scansione LiDAR che quindi per mezzo di un algoritmo particolare che viene sovrapposto al segnale GPS consente la navigazione in modo efficace anche sotto pannelli fotovoltaici e anche in presenza di vigneti molto stretti dove il segnale GPS potrebbe non arrivare. Faccio finta di essere proprio un profano. Sì. Mi basta il pannello fotovoltaico o devo caricare poi batterie per l'alimentazione? No, allora la macchina nel nostro progetto si autocaricherà quando è scarica, dotata di una batteria che gli consente di lavorare circa 3 ore. E quando scarica tornerà automaticamente alla base, si ricaricherà ed è in grado di passare sotto i pannelli fotovoltaici, mentre le altre non sono in grado di farlo perché appunto in assenza di segnale GPS si arresterebbero. Le aree più idonee per l'utilizzo? Allora, oltre ai parchi fotovoltaici, appunto, come dicevo, potrebbe lavorare in vigneti, frutteti e anche campo aperto, perché abbiamo comunque anche una modalità che può lavorare in campo aperto, quindi definendo dei... abbiamo una potenzialità di mercato molto ampia. Molto ampia, sì, certo. Ci sarete a Leima? Ci saremo a Leima e con questa macchina e anche molte altre novità. E la macchina è già in produzione? Possiamo già... La macchina, diciamo che la macchina senza guida autonoma è già in produzione da un paio d'anni, ma questa versione con la guida autonoma in grado appunto di evitare questi problemi verrà in produzione per la primavera, credo. Complimenti. Grazie. Ci vediamo in fiera. In bocca al lupo. Grazie mille. Viva il lupo.